Benvenuti al seminario 10 della docuserie Freud e le professioni di aiuto. Si è svolto a Roma l'8 novembre 2016. I seminari sono rivolti agli operatori sociali, ma anche a tutti quei cittadini interessati al settore sociale. Tito Baldini, attraverso l'analisi che Freud fa della biografia di Leonardo da Vinci, illustra il concetto di omosessualità secondo il fondatore della psicoanalisi. Omosessualità intesa non come identità di genere, ma come statuto della mente, la fascinazione dell'identico. È particolarmente importante la questione dell'intensità. Tutti noi, uomini e donne, in una certa misura sperimentiamo questa dimensione della nostra psiche. Se vi sono state gravi carenze, traumi o distorsioni nel rapporto con le figure primarie, la nostra capacità di riconoscere l'altro diverso da sé può diminuire notevolmente. Il dottor Baldini ripercorre attentamente i passaggi intrapsichici di questo processo e conclude illustrando come, in alcuni casi, quando esso si manifesta con un'intensità che supera un certo limite, possa esitare in un delirio paranoide o di gelosia. Buona visione, non esitate ad inviarci le vostre considerazioni. Lo psichico nasce quando il bisogno si trascura a favore del piacere. Quindi si instaura la legge del piacere. Ci siamo? Nasce lo psichico dal bisogno, però poi lo devia. Quindi la seduzione è intrinseca alla costituzione dello psichismo inconscio. Essa esita proprio tra l'istinto e il piacere. In pratica sto riflettendo sul fatto che lo psichico si basa anche sulla seduzione. La questione seduzione, se mai verrà affrontata più completamente, deve partire da questo. Nella vostra vita professionale, nelle questioni dell'abuso dei bambini più o meno addotti, sedotti, la seduzione è insita nello psichico, perché noi nasciamo diretti al bisogno, scaricheremo tutto lì e finisce tutto, ci siamo. La cura genitoriale devia dal bisogno al piacere e quindi seduce. Adduce a sé in un'area che non è quella della scarica, ragionando in termini energetici, economici. Ci siamo? Ci tornano poi i pezzi del puzzle. Quindi la seduzione è sita proprio dall'istinto e il piacere. Il bisogno viene trascurato a favore del piacere, anche se ciò andasse contro l'istinto stesso. Vi ricordate quando io dissi anche se ciò portasse a morte? Comunque si va là. Qui siamo ancora nei tre saggi come deviazione, appunto, dal bisogno, dalla scarica immediata, c'è appunto la seduzione. Il terzo saggio, che la Planche nei due lavori del 70 e dell'87 chiama l'istinto mimato, o del 70 e l'abbiamo incontrato già più volte, vita e morte nella psicoanalisi, ed è un capolavoro. Dell'87 sarebbe i nuovi fondamenti nella psicoanalisi, è un altro testo importante. Quindi questo la Planche, nel terzo dei tre saggi sulla teoria sessuale del 5 di Freud, lui lo chiama l'istinto mimato e fa vedere come la sessualità umana usa il modello dell'istinto, ma per scopi differenti. Lo scopo della sessualità umana non è la riproduzione, ma il piacere. La sessualità umana si allontana dalla procreazione. Ho puntato là tre cosette, tre passaggi, perché ci aiutano a, quando poi parleremo di seduzione, abuso, o ne parlerete voi nel vostro lavoro. La madre seduce il bambino dall'istintivo al piacere. Questo. La madre seduttiva è solo un incremento di seduzione, ma non esiste la madre non seduttiva.
io per madre intendo un concetto, insomma, non la persona che si occupi. Seduttiva è anche la psicoanalisi e la cura in genere. C'è un gran bel libro di Pierre Lamier che si chiama La violenza dell'interpretazione. L'interpretazione è violenta in quanto ti sposta da dove vuoi andare verso un'altra direzione, ti fa deragliare, però è una violenza utile. La madre, questo è bello, la madre, il padre, che comunque si occupi del bambino, che io chiamo madre, nel momento in cui offre la cura materna, consciamente fa questo, ma inconsciamente è portatrice di un fantasma. È un fantasma sessuale che si impianta nella mente sprovveduta del piccolo. Ed è potenzialmente traumatico, poiché l'infante non lo capisce. Vi ricordate l'enigma, tra il desiderio e l'enigma, quando parlavo, ma che cosa vuole questa da me? Dove nasce l'eccitazione del bambino? L'infante non lo capisce. La madre è abitata dal proprio inconscio sessuale e questo arriva al bambino, che potrebbe rimanere traumatizzato appunto perché non lo capisce. Perché non lo capisce? Non lo capisce perché lui non ha una sessualità adulta. Ferenc ha scritto una meraviglia, il primo lavoro sull'abuso mai scritto, che si chiama Sulla confusione delle lingue, il linguaggio dell'innocenza e il linguaggio della passione. Non aveva altri termini, saranno nelle prime decadi del secolo scorso. Non ha l'impianto sessuale ancora e quindi non può capire. Ciò che arriva è per lui eccitante, è privo di senso perché egli non ha ancora gli strumenti biologici per significarlo, cioè lo sviluppo sessuale. Ciò potrebbe costituire il nucleo traumatico della sessualità. Io ho usato il condizionale, qui ognuno ha le sue idee e queste sono le mie. Io ho usato il condizionale perché, a mio avviso, se la madre è, quindi continuamente, sufficientemente buona, il neonato si affida a lei per quanto riguarda la gestione dell'eccitazione. Del resto lo dice anche Freud, parla di funzioni paraeccitatorie che il genitore offre al piccolo, è come avere uno schermo sempre davanti, che lo ripara dall'eccitazione degli altri, dalla propria e della propria. Quindi, il neonato si affida a lei per quanto riguarda la gestione dell'eccitazione. Lui non capisce ciò che sente, ma si può affidare. Questo è qualitativamente ciò che avviene nell'abuso, ma nell'abuso la quantità è molto incrementata. In pratica non vi è una vera rottura con l'educativa normale nell'abuso rispetto all'educativa normale. C'è una vicissitudine della quantità, nel senso dell'eccesso, ma è sedotto ed eccitato e traumatizzato potenzialmente anche il bambino con il genitore non abusato. L'abuso non subisce un trauma sfumato. Adesso un piccolo inciso sull'abuso. Come il bambino normale, trauma sfumato che rientrerebbe nel novero delle frustrazioni ottimali alla crescita, la violenza dell'interpretazione secondo Pierre Lamier, una frustrazione utile alla crescita. Il bambino abusato invece viene intruso da uno psichismo connotato da piacere di morte, almeno psichicamente. Questa è una mia riflessione sull'abuso, poi ne faremo altre, oppure altre idee, però intanto me ne lascio una. Almeno psichicamente i maniaci uccidono l'erotismo. La carezza della madre inconsciamente è inconsciamente sessuale. Ogni bambino offeso, abusato, ferito, fatto soffrire nel corpo e nella mente, ucciso, magari poi bruciato, è la realizzazione totale
dell'impulso inconscio di ogni pedofilo. Parlo di realizzazione totale dell'impulso, nel senso che secondo me ogni pedofilo potenzialmente ha questo, diciamo che egli si allontana da questa soluzione finale in ragione di quanto riesce a rappresentarla e non ad agirla. Ma in lui c'è un cortocircuito che porta a morte. È una perversione molto molto forte. Non ci può essere alternativa a questo. O è così e io ne godo, oppure tu mi tradisci e io ti uccido. Tanti nomi vengono, la povera Chiara adesso, quando io lo scrissi c'era il bambino ligure, bambina bruciata 15 anni fa, più o meno lavoravo su queste cose, più o meno ci furono queste cose gravissime, 15 anni fa circa. Purtroppo ci aggiorniamo solamente, ma il mostro del Circeo, poi chiudiamo questo, ma nel mostro del Circeo c'era la distruzione, non è stato compreso da chi l'ha aiutato 30 anni nelle carceri, da tutti i colleghi, perché come ha avuto modo l'ha realizzata di nuovo, no? Quindi diciamo così, riduci in ragione di quanto riesci a rappresentarla, probabilmente con la psicologa che poi, con cui poi si sono sposati del carcere di Velletri, probabilmente questo signore può riuscire a rappresentarla senza dover agire, magari si calma, è una questione di cura per chi la sa fare. Perché se non la fai per 30 anni non cambia niente, come esco lo faccio. Perché quello è il nucleo che ha dentro il processore centrale e quello deve funzionare. Io chiudo su, deve realizzare, se può. Si capisce che l'aiuto è nel senso di riuscire a rappresentare tutto ciò. Quindi, però lo lascio un attimo. La gente di fronte a episodi gravi di abuso si sconvolge, secondo me perché vede tutto il meccanismo, nulla è lasciato al simbolico. Questi pedofili sono spesso ex abusati, c'è identificazione con l'aggressore, come a dire, il tuo io è ucciso e devi continuamente ripetere la scena. Ecco, se nulla, e questo aspetto già lo conosciamo, è lasciato al simbolico, abbiamo il quadro d'apertura del transfert narcisistico che comprendiamo prendendo ad esempio il film Psycho di Alfred Hitchcock del 60. Lì abbiamo la seguente, in cui abbiamo la seguente concatenazione di eventi: una madre assente, non possibilità di elaborazione del lutto, identificazione primitiva che vuol dire incorporazione della madre, cioè io sono la madre, difesa della scena con soppressione degli elementi di disturbo, le altre donne. Vi convince la sequenza? Perché il punto centrale, l'abbiamo visto sabato per chi è venuto a parlare qui di sentire di omosessualità, è che io sono l'oggetto, lui era la madre. I tre saggi quindi illustrano la forza dell'affetto. A partire dall'inizio della vita si stabilizza un affetto sessuale molto forte e capace di subornare le difese dell'io e l'istinto. La pulsione è definibile come il lavoro che incontra la mente nel suo rapporto col corpo. Pulsioni, quindi, abbiamo già visto, come transito dal corpo alla psiche. Quando si perviene alla psichicità, la pulsione si manifesta, cioè si rappresenta, sotto forma di affetto. Ecco, rispetto a questo è al centro della nostra esperienza psichica, ragazzi. Quando si perviene alla psichicità, quando noi abbiamo i primi rudimenti di psichicità, ebbene la pulsione si manifesta sotto forma di affetto, cioè si rappresenta in un affetto. La pulsione cerca una rappresentazione, l'abbiamo visto con
gli stati liberi della mente. Il dramma è quando tu non hai, la domanda è, se tu non hai rappresentazioni in cui rappresentare la pulsione, non hai affetti, e infatti noi se aiutiamo queste persone, diamo loro la possibilità di provare affetto. È anche meraviglioso da questo punto di vista il lavoro di recupero, perché rendi una persona una persona, perché se non hai affetti non lo sei, e tecnicamente non puoi averli se non hai delle rappresentazioni. Quindi la pulsione si rappresenta sotto forma di affetto, però ricordate lo schemetto, poi un affetto diventa una rappresentazione, quella diventa una rappresentazione investita di affetti, è come se si animasse, come se le si alitasse la vita, quella rappresentazione viene d'aspetto, va, come dire, e incontra una rappresentazione aggiuntiva, e sarà una rappresentazione di rappresentazione, di rappresentazione di rappresentazione, fino a che diventa rappresentazione inconscia di cosa, rappresentazione inconscia di parola, linguaggio, e si passa al coscio. E siamo partiti da una pulsione. Ho un desiderio istintivo, ma incontro la rappresentazione, ho una compagna, un compagno, una moglie, un marito, lo leggo a questo, eccetera, e mi sento un affetto e gli voglio molto bene, ma è partito da un desiderio istintuale, copulativo sostanzialmente. Questo facciamo dentro. Chi non ha questo meccanismo non riesce a provare affetti, non riesce a convertire le pulsioni verso i legami. Ci siamo? Perché vi potete anche spiegare perché si creino tante deviazioni da questo schema, perché non soddisfa la rappresentazione. Dentro la stessa rappresentazione non riesco a rappresentare i miei istinti, quindi per esempio devo cambiare continuamente parte, mi riesco... E se invece riesci a raccoglierli dentro una stessa rappresentazione, li metti lì. Fatto a cacio e pepe, però vi può spiegare perché c'è chi e c'è chi invece continuamente si pensa che si disinnamori e si innamori di altro, perché non riesce a mettere le sue pulsioni dentro delle rappresentazioni che le rappresentino, quindi c'è bisogno di aggiuntivi ambiti. L'affetto si attacca ad una rappresentazione di cosa, di una cosa, e diventa una rappresentazione inconscia di cosa, l'ho già detto. Nella rimozione la pulsione viene staccata dalla rappresentazione, questo avviene, e quindi rimane di nuovo in sospeso nella rimozione. Rimane un affetto che può essere represso o invertito, o diviene angoscia, o si può scaricare. Qui siamo al lavoro del 15 di Freud, in cui lui descrive il destino delle pulsioni, ed è pulsioni e loro destini, che è una meraviglia, ed è del 15. Però è importante che noi sappiamo questo passaggio, cioè se tu stacchi l'affetto dalla rappresentazione e quindi ne hai la rimozione, vi ricordate Dora, il primo o secondo incontro, Dora lo staccava, tu puoi avere, ecco, dei destini, la pulsione è staccata dalla rappresentazione, ecco, ne rimane un affetto che può essere represso, non lo provi, o invertito. Queste cose ci servono per capire il Leonardo e principalmente lo Schreber, che poi andiamo a vedere, quindi può essere investito o può divenire angoscia. Se non ci sono rappresentazioni o esse sono insufficienti, non c'è affetto, già l'abbiamo detto, ecco un'altra chiave di entrata nelle condizioni al limite. Io qua velocemente chiudo il capitolo aperto all'ultimo incontro sui tre saggi, sulla teoria sessuale, e mi sposterei con decisione verso i meccanismi di distorsione dell'io. Sostanzialmente li vedremo nel contesto di due testi del 10, che sono appunto il Leonardo e lo Schreber. Non ve li sto a raccontare troppo, Leonardo riprende la vita di Leonardo da Vinci
E lo Schreber riprende la vita del presidente della Corte di Appello di Dresda di allora, che era questo signor Schreber, perché lui scrisse un libro sulla sua follia. Questo uomo impazziva, perdeva il lavoro, veniva ricoverato, poi poveretto si rinsaviva, riprendeva il proprio posto e più volte accadde questo, e lui descrisse queste esperienze in un libro. Freud non lo conobbe mai, Schreber, ma conobbe il suo libro e ci scrisse sopra un lavoro. Questo lavoro è molto importante, come vedremo, perché in qualche modo lui realizza una nosografia che non è psichiatrica, è psicoanalitica, è freudiana, una nosografia della patologia, della grave sofferenza in base a dei parametri legati a un concetto suo di omosessualità che non ha niente a che vedere con l'identità di genere. Qui sabato nel discorso ne abbiamo parlato lungamente. Il Leonardo. La caratteristica del lavoro è che il bambino Leonardo, che aveva vissuto i primi 5 anni con la madre e poi è stato bruscamente trasferito senza di lei nella casa paterna, no? Va incontro a 2 manifestazioni cliniche. Omosessualità non agita, riduzione della tensione sessuale e sviluppo straordinario di desiderio di conoscere. Freud, quando va dentro queste cose, ciò che lo interessa è lo psichico, tutto il resto non gli interessa. Lui cerca di capire, in base a tante cose, i suoi pazienti, chi ha scritto, le storie antiche, Mosè, tante storie, come funzioniamo. Ecco, quindi noi dobbiamo cercare di rimanere su questo livello qua, come funziona il dispositivo psichico. Queste 2 vicende sono riportabili ad un principio unico. Leonardo vive con la madre, poi viene allontanato e diviene da adulto un probabile omosessuale che non agisce. La situazione iniziale di Leonardo era: la madre ama il bambino ama la madre, c'è un rispecchiamento, un amore con completa specularità. La madre era senza partner, sapete, no? Il papà di Leonardo e la mamma di Leonardo non erano una coppia, ebbero un rapporto occasionale, diciamo così, e poi lui andò via, lo mantenne, il padre era un uomo ricco, lo mantenne ma non visse con lui. Poi lo portò in famiglia, separandolo dalla madre. Era un'usanza dell'epoca abbastanza tutto fluida. Un amore con completa specularità, su questo mi fermerei. Appunto, mi viene a dire appunto il seminario di sabato, ma appunto non ne parliamo, gente che non c'era. C'è un rispecchiamento, e su questo aspetto del rispecchiamento ci torneremo molto, quindi è importante tenerlo secondo me a mente. Una completa specularità, la madre era senza partner. Il bambino non era stimolato a rappresentare il coito dei genitori. Io parlo in termini freudiani, perché qui è Freud che analizziamo queste cose, vi prego di rivederli in un paradigma modernizzato, hanno la loro validità solo se riusciamo a leggerle in un paradigma modernizzato. Il bambino non era stimolato a rappresentare il rapporto tra i genitori, il triangolo insomma, ma aveva facilità di rappresentare la madre e lui. In seguito la relazione viene interrotta, il bambino, dovendo rinunciare all'amore per la madre, rimozione, vedete, ne abbiamo parlato prima, quindi le pulsioni non possono più essere rappresentate in una rappresentazione perché viene rimossa, l'affetto viene rimosso. Che succede? Si mette al posto della madre e ama i giovinetti come la madre amava lui. È un amore totale, con indistinzione fra sé e l'oggetto.
qui siamo al cuore della vicenda. Noi di Leonardo non ce ne frega niente, neanche della sua presunta o meno omosessualità. A noi ci interessa come funziona lo psichico. Allora, la relazione, questa relazione di rispecchiamento totale viene interrotta bruscamente, abbiamo detto. Il bambino, dovendo rinunciare all'amore per la madre, rimuoverlo, cosa fa? La può rappresentare la madre? No, perché ha avuto una fascinazione totale, no? Non c'era il padre che triangolasse, abbiamo avuto una fascinazione totale, ci siamo su questo? Dopodiché se ne va. Lui non la può rappresentare perché era immedesimato completamente in lei. Io te e basta, io te, che uccide la mente, se vogliamo, questa fascinazione dell'identico, uccide la mente. Allora lei viene, la madre viene bruscamente allontanata. C'avete i fogli? C'avete il materiale? Sì. Che cosa accade? Il bambino non può rappresentarla, non ce la fa a rappresentarla. E che cosa fa? La sostituisce. Abbiamo detto che siamo a un livello di incorporazione dell'oggetto, parlavamo per esempio di Psycho. Non è che Leonardo sia stato come Psycho, però il meccanismo è quello che vorrei si comprendesse. Io sono l'oggetto, io sono l'oggetto e amo il fanciullo della mia bottega come mia madre amava me, quindi io amo lui che è me mentre io sono mia madre. Del resto anche la storia di Leonardo lo dimostra, è una bella storia, dall'altro il più discolo dei suoi, quello che gli rubava bottega, lui aveva una pazienza materna straordinaria e poi sarà l'unico che lo seguirà quando da anziano riceve il primo vitalizio che sia mai esistito, è stato dato dalla corte parigina a Leonardo, anziano, perché all'epoca pure morì, lui era uno scienziato, non portava a termine le cose, aveva difficoltà a finire tutto, pure se era di doti straordinari e tutto, ma aveva difficoltà a finire, perché lui era curioso e quindi andava continuamente avanti, lui ritardava la consegna di tutto, sto Leonardo, no, a me non mi pesa, però magari ti aiuta. Era un personaggio meraviglioso e intrattabile, perché gli commissionavi una cosa, dopo anni andava ancora lì, no? Cose meravigliose alla loro volta. Allora però poi ricevette un vitalizio e così finì la propria vita in serenità e lo seguì una persona ed era questo allievo. Ma quante volte abbiamo visto persone di quel tipo con una giovane persona che poi si scopre averla seguita sempre fino alla vecchiaia, essere sopravvissuto? Quante volte vedi questo? Lord Alfred Douglas, Oscar Wilde, vari personaggi, Lucio Dalla, io ne parlo con molta totale diritto, no, però guardo il fenomeno, no? Vediamo che questo fenomeno viene, è un bell'amore, per me è un amore molto bello, è un amore di passione pura, è veramente l'amore materno per dei figli. È una questione che per me è al centro, dal lato della vita psichica, per cui ecco, abbiamo fatto un seminario molto seguito venerdì su questo tema. Forse conviene starci un po', perché se capisci questo hai capito come funzioniamo, secondo me. Questo non ha niente a che fare con l'identità di genere. Io ho scritto del libro Ragazzi al limite, e l'ho ridetto anche l'altro giorno, che secondo me un mio quoziente di omosessualità maggiore di quello di un altro, di un individuo etero, maggiore di quello di un altro, mi permette un amore forte per questi figlioli in difficoltà che mi ha aiutato ad aiutarli. Mi sono dovuto imparare ad essere pure paterno, diciamo, nella vita. Sono partito con un'accoglienza materna forte e un tipo di pazienza di madre. E è una questione, noi nasciamo costituzionalmente legati all'identico, noi amiamo noi stessi, noi abbiamo costituzionalmente noi stessi,
C'è un'identificazione con noi stessi che ci dà la vita. Tra l'altro, dice Freud e lo dice anche Winnicott, lì c'è la catexis, cioè la carica, cioè l'investimento, cioè l'energia vitale, ce l'hai perché dall'altra parte ci sei sempre tu. Allora, a noi ci scocca la scintilla, che possiamo chiamare pulsione, che possiamo poi chiamare libido, che possiamo poi, ecco, che poi conta che la rappresentazione diventa affetto e la rappresentazione invece di affetto diventa altra rappresentazione, ma all'inizio questa energia che cavolo è che io sono eccitato dall'identico, è là, e l'identico sono io. Allora non è una questione da poco, noi siamo tutta la parte narcisistica di noi stessi. Da questo punto di vista è omosessuale e non c'è niente di male né di bene, siamo noi. Lo dico in breve così: la paura che c'è nel mondo per cui chi declini questo aspetto connaturato con l'umano nell'ambito riproduttivo nei paesi meno civilizzati continua ad essere trattato male, perché secondo me l'umano ha paura del fatto che se tu incontri l'identico non ti serve più niente ed hai finito di vivere, cioè è l'inizio della vita che ti porta a cercare, ma lo devi cercare tutta la vita, lo cerchi in un partner che però è diverso da te, e per questo continui a lavorare sulla creta affinché diventi quella cosa. Ma se diventa quella cosa che ti piace talmente tanto, ma tanto più di tanto, alla fine quella cosa sei tu. Come nei sogni che vedi in tanti film, che quello corre, tu gli vai dietro, corre, poi corre tutta la vita, poi quello si ferma, si gira e sei tu. Se vede nei film, ma questa cosa è vera che ci serve, perché siamo noi. Però se ci troviamo non ci serve più niente. È il paradiso da cui partiamo a cui torniamo. Tutte le regioni hanno un paradiso che se sei bravo ci torni. E che vuol dire? Che noi viviamo con l'idea di raggiungere questo identico. Su questa scala ci sono diverse vicissitudini della quantità, ma siamo tutti abbastanza simili, è una questione di quantità. Dice perché allora viene rifiutato? Nelle culture più elevate non lo è più, perché la cultura ti aiuta a trattenere gli istinti, questo poi te l'ha sempre detto, ma perché l'istinto porterebbe a quello? Perché c'ho paura. E perché c'ho paura? Perché quella cosa, siccome se la raggiungo mi finisce la vita, c'ho paura. Dice, beh, mica arrivare adesso, cazzi di quell'altro. Tu non ce l'hai. Ecco, forse ce l'ho pure io allora. Se scaglio la prima pietra, mi piacerebbe pure a me andare con la prostituta. E allora tu fai la prostituta e io ti scaglio la pietra perché vorrei pure io star là, ma siccome meno male che in te viene fuori, io in te lo posso attaccare, ma ce l'ho dentro di me e non lo accetto la mia parte, vedete? Perché lo siamo pure noi che lo attacchiamo. Dice perché? Perché non è compatibile con la vita, certo, per X che tende all'infinito, no, come di che però gli spaghetti non ti puoi mangiare, perché se te ne mangi un tir muori, vabbè. Siamo, però senza quella componente non esistiamo, non ci abbiamo nessun interesse. Ecco, questa era un po' la tesi sulla questione, la chiudo, perché a noi questo interessa solo per capire come si formi lo psichico. E Freud dice, guardando Leonardo, ci fa capire come questa questione dell'identico poi possa determinare forme di psichismo in cui, per esempio, io non riuscendo a rappresentare l'oggetto, perché ce l'ho avuto troppo scarso, sì, ma prima con una fascinazione totale, perché questo lo vediamo anche nelle situazioni di un certo tipo di divorzi precoci, in cui, però, come era la mamma di Leonardo, presumibilmente malinconica, perché è stata abbandonata, era una donna semplice, insomma, una ragazza molto giovane, molto semplice. Si può pensare che quest'amore per il partner sia stato riversato sul bambino, quindi lui ha ricevuto il sessuale materno, non è che questa se l'è fatto, ma ha ricevuto, che, come dire, tutta quella carica di una giovane donna innamorata dovrebbe mettere verso il partner, è arrivata al bambino come carica non filtrata in termini psichici, quella condizione che appunto della confusione delle lingue, no?
che del resto Lucio Dalla realizza per me meravigliosamente nella canzone Cara, che secondo me un bambino, non una bambina, lì riesce a mimetizzare, no? È una meraviglia come lui il suo amore riesce a trattenere, no? L'istinto distruttivo, se volete, lo dice proprio anche, no? Ebbene, la madre di Leonardo, non, come dire, avendo questa fascinazione totale, andando via improvvisamente dalla scena la madre, entrando in una famiglia dove lui praticamente non conosceva né il padre né la nuova madre, che era la moglie ufficiale, poi è morta anche lei, no? Perché lì si moriva facilmente, mi sembra, si risposò il padre, vabbè, ancora una volta, Leonardo si è messo al posto della madre. Quindi non posso rappresentare, no? Io non mi metterei con mia madre, ci posso manco pensare, però magari la rappresento in una donna, come voi maschi e le donne, insomma, tu lo rappresenti l'oggetto. E invece, se non posso rappresentarlo, dice, perché non puoi rappresentarlo? Perché non mi è stato dato quel lavoro di presenza e di distanza. Se siete in due, ve la giocate diversamente. Se sono da solo, con tutta quella carica che doveva andare all'altro, perché c'è anche questo, no? Di mezzo, allora lì c'è un rischio che io diventi l'altro, non potendo. E questo è una delle questioni che Freud va analizzando come omosessualità. Quindi dice, nell'omosessualità, ma torna a dire, a lui non gli interessava l'omosessualità, tra l'altro a come risultava lui, io so se è vero, però non era manco un omosessuale che agiva omosessualità, lui parla di uno statuto della mente, e tra l'altro io su questo non mi fermai, il resto a me non ci interessa niente, io non c'ho i suoi diritti, non mi frega niente, lo statuto della mente però è che io sono l'oggetto. Però Freud dice una cosa in più, che a noi ci serve molto. Qui nasce la carica, qui c'è la spinta. Io mi riempio di energia e dice, se non la scarico divenendo l'oggetto, fagocitando l'oggetto, assorbendo l'oggetto, e qui Leonardo fu capace, diciamo così, fu dotato, perché se la trattengo comincio a conoscerlo. Una meraviglia. Non c'è uomo più legato alla conoscenza di Leonardo e tra l'altro ad amarlo. Per questo Leonardo usava dire l'amore è conoscenza. Adesso te lo spieghi. E Freud se l'è spiegato così. Sì, dice, vabbè, è innamorato del sapere, l'amore è conoscenza, sì, però dentro di lui c'era che la carica più alta che ci possa essere, cioè io che posso essere l'oggetto, perché chi lo rappresenta si accontenta e gode, ma appunto si accontenta, ma chi si illude di poterlo essere c'è una carica maggiore. Quindi secondo me la nostra parte omosessuale di tutti noi è quella che ha più carica di tutti, che è quella che ci fa stare qua, è quella che ci fa credere che di qui a un po' l'asticella la possiamo superare. Poi non è mai vero, però intanto io continuo a lavorarci di più. Dice, sei più narcisista? Sì. A un altro non ci crede più, con le comunità, la fatica, ma io ci credo. Dice, che c'hai? E c'ho una carica, chi te l'ha data? A me questa parte, io mi vedo per me stesso oltre l'asticella, ce la faremo. No? Allora mi dà la carica. Questa è la mia parte omosessuale, vista in cose. Cioè io vedo per me stesso che ha superato l'asticella, queste predette comunità le mettiamo in sicurezza. Da come si muovono non è vero, però da come mi muovo io magari sì. Cioè io continuo, ora per esempio banale, Leonardo, che era ancora più da questo punto di vista rispecchiante di me per tutta la sua storia, che cosa fa? Se io ho una carica X, lui ha una carica 100 volte X, che cosa è riuscito a fare? Questo interessava a Freud e Leonardo, non se ci andasse o no quei ragazzini in bottega, è che il fatto che non ci vai vuol dire per lui che non andava sul fenomeno sociale, che trattieni la scarica e trattenendola la sposti verso la conoscenza, cioè verso l'area della sublimazione, verso l'area di un'eccitazione enorme che non,
non si scarica nell'oggetto, ma nella conoscenza dell'oggetto. Mi riesco a spiegare? Cioè, avete voi forme di amicizia di questo tipo? Io sì. Non importa che sia maschio o femmina, sono uguali. Dove c'è un'eccitazione parossistica per la conoscenza che, diciamo tesoro, che non va, non tocca l'area del corpo dell'altro dove dovrebbe scaricarsi per istinto. Non ci pensa proprio perché ha raggiunto un ambito dove questa eccitazione fa tilt. Se volete, bellissimo in questo senso, è la sonata a Kreutzer di Lev Tolstoi, è un racconto breve, è una meraviglia, c'è proprio l'atto sublimato, è una coppia maschio-femmina, dove si sale verso una sublimazione totale, diciamo così. Quindi però se tu quel tipo di energia la devi e cominci a conoscere l'oggetto, la conoscenza che raggiungi, come per Leonardo, il desiderio di conoscenza si chiama epistemofilia, che non è desiderio come in italiano, è eccitazione per la conoscenza. Noi non l'abbiamo detto perché siamo uno stato molto cattolico in senso. È l'eccitazione per la conoscenza, che è una bellissima cosa, diventa enorme. Leonardo ne era vittima, se vogliamo, perché lui non poteva mai fermarsi neanche a realizzare le sue opere, perché continuamente sperimentava, lui diceva, ha fatto tutto Leonardo e niente, e infatti era un ricercatore. Sapete che è giudicato il primo scienziato esistito, no? Perché lui era uno scienziato puro, lui ricercava, non gli interessava concludere, lui ricercava, e quindi aveva questa sete infinibile di conoscenza. Freud dice per questo, quindi non è da poco, questa nostra componente per me, ecco, ci permette di diventare conoscenti, quindi di legarci a tante cose, perché la conoscenza è il legame, io mi lego con tante cose se conosco, i legami sono anche forme di amore, e quindi hai veramente possibilità di salire nell'ambito valoriale dell'umano. Tra l'altro ci sarebbero molte meno guerre se trofizzassimo questa parte di noi. Io vorrei solo far riflettere sul fatto che la nostra natura è veramente meravigliosa e anche paradossale. Questa parte che spesso viene rinnegata, scacciata nell'umano, è una parte che a noi, è una componente di noi che ci dà molto. Però ci fa paura, perché se prende completamente il campo ci può distruggere, o distruggere. Questi uomini che distruggono le bambine distruggono anche se stessi, le loro famiglie, distruggono tutto. È proprio lo statuto fondativo della mente dell'umano, secondo me, questo. Io l'altro, Pascoli, l'unica volta che parlo di Dio in tutta la sua poetica disse questo, io, e non si conosce, io te, tanto cercato in vano, sempre a capo, Dio, punto. Però c'è questo io te, sembra pure alla fine di una poesia, la studiai che ero molto giovane, e finisce così, io te, ci ho cercato, t'ho cercato, no? Questo rispecchiamento totale, questo desiderio, a lui gli è mancato tutta la vita, pure questo Pascoli doveva ricongiungere la famiglia, non ce la dobbiamo separare. A momenti fa fuori il cognato perché si è preso una sorella, l'altra si è tenuta stretta, non ci si può separare, vedete? Sublima, e va la poesia. Sì, ci ha fatto piangere un po', però è un altissimo poeta. Ci siamo? Dice Pascoli omosessuali, cioè che sono tutti omosessuali, ma non vuol dire, noi subito decliniamo nell'identità di genere, non significa niente, ha una fascinazione dell'identico, lui con questo padre c'era ancora identificato totalmente, e la sua morte forse gli ha fatto fare un'operazione aggiuntiva di identificazione, secondo me, fatto sta che non è venuto fuori, non ce l'ha fatta a compiere l'operazione di altri, non mettersi al posto, no, non è arrivato a quel livello, secondo me no. Lo Schreber nel lavoro vengono sostanzialmente
proposte due descrizioni fondamentali. Lo Schreber è una meraviglia. Io per capirlo ci ho messo un sacco di tempo, perché non ti sembra possibile, però poi ti sembra possibile ed è una meraviglia. Cioè, perché ho un po' di pazienza. Intanto, la descrizione, quindi due descrizioni fondamentali, la descrizione dello sviluppo sessuale completo, la descrizione del meccanismo specifico della paranoia. Circa il primo punto Freud definisce in questo lavoro, e quindi in pratica ripete un po' la sua teoretica, è fondamentale questo testo. Una fase autoerotica, cose che noi abbiamo detto anche qui, perché io taglio il cucio, no? Quando preparo i seminari, una fase autoerotica, vi ricordate? Erotizzazione parziale, nuclei autoerotici identificatori originari, ma non sufficienti a formare l'unità soggettuale. I nuclei che dicono io sono il piacere mio, vi ricordate? Questi nuclei che si autosoddisfano da sé, erano i prodromi dell'io, dicevamo, i prodromi dell'io. Poi, nella fase successiva, questi nuclei si riuniscono, ma si riuniscono in un io originario che è un io molto narcisista. Ci siamo? Un io molto narcisista. Ed è l'io del narcisismo primario, perché questi sono riuniti ma non si parlano tra di loro. Dall'altro è quello che io descrivo nella condizione al limite, in cui c'è un gruppo interno che non si parla, quello che dicevo tu Bruno, un gruppo anonimo, e questo livello qua ci sono tutti, sono tutti però belli narcisisti e non legano uno con l'altro i vari nuclei. Poi, quindi, i vari nuclei ci sono, i vari nuclei si legano ma non si parlano, diciamo così, sono uniti ma ognuno per sé. Poi interviene una fase libidica, dice Freud, oggettuale omosessuale, cioè l'oggetto entra nella vicenda, fino adesso c'era solamente il soggetto, io sono il piacere mio, io ho mille forme, la prima. Ogni nucleo, poi dice io sono mille forme di piacere mio, ognuna di queste messe insieme un gran baccano, facciamo una gran cagnara. Questa è la psiche di un bambino molto piccolo, ognuna di quelle parti vuole la sua, vuole la botte piena e la moglie ubriaca, vuole sta sveglia e c'ha sonno, vuole questo e l'altro, vorrebbe non studiare e andare bene a scuola, diciamo, vedete, dice, poi rimane, no, ci sta, questo e quello, non separano le parti, se vuoi andare bene a scuola devi studiare, no, non me lo dico ancora, non leggo, ma prima di dirmelo come te lo sei addittettito, mi metto a studiare così, c'è un passaggio precedente, l'oggetto entra, ma l'oggetto quando entra è di tipo omosessuale, l'investimento libidico riguarda un oggetto non più l'io, vedete? Ma un oggetto dello stesso sesso. Questo è un passaggio, dopodiché il passaggio successivo che sempre Freud descrive ed è una fase dell'investimento libidico oggettuale eterosessuale. Quindi, terza fase, investimento libidico sull'oggetto cicate, ma è un oggetto omosessuale. Quarta fase, l'investimento libidico sull'oggetto ci sta e diviene eterosessuale. Freud poi dice, questo è sempre lui. No. La seconda questione è legata al meccanismo della paranoia, la seconda proposizione che c'è in questo lavoro. Oh, e dice che la paranoia può essere considerata un arresto dello sviluppo delle fasi libidiche a livello intermedio tra il narcisismo primario e l'investimento libidico oggettuale nei confronti di oggetti dello stesso sesso. Lui dice il paranoico, quindi il delirante, quindi la grave patologia, per Freud è data da, è come uno stallo in quella fase lì, tra quando i vari nuclei narcisistici originari dell'io stanno insieme e fanno una gran cagnara, a quando viene riconosciuto la libido diventa oggettuale, si lega a un oggetto e l'oggetto
è omosessuale. Noi abbiamo dato una lettura nostra anche al concetto di omosessuale, è un po' se stesso, cioè non è più così lui, ma è un altro come lui. Mi riesco a far capire? Perché ti capisci di più. Tanto che devo proprio accettare qualcuno che non sia io, almeno che sia come me, no? Ai miei tempi si diceva con fascista se puoi parlare, perché mi capite, no? Cioè, però sì, è anche un po' immaturo, Pasolini ci parlava con un ragazzo fascista, c'è pure scritto sopra, è più maturo Pasolini che ci parla, è più facile, io non ci posso parlare perché tra comunisti ci davamo sempre ragione, però ti piace pure, sì, però ti annoia pure, perché? Perché ti dà sempre ragione, vedete? Comunque è più facile. Quindi, se io vengo da una fase in cui sono figo del bigonzo, con tutte le mie penne alzate, ognuno a modo suo, nella fase in cui accetto una libido oggettuale, almeno fatemi scegliere l'oggetto che è più simile possibile a me. Però dice, allora l'investimento pulsionale a questo punto si rimuove. Qui, per esempio, trovate tracce di quel che dico anche nelle, in due delle famose minute teoriche, che avevo già introdotte, non lo rifacciamo, la K e la H. Io queste cose ve le dico perché chi gli interessa se le può andare a cercare e chi non gli interessa no, però intanto ce l'ha, il richiamo. Quello che domina in tutto ciò, quello che domina il campo, è il rifiuto dell'autoaccusa. Cioè, io sono omosessuale. Torno a dire, non vi fermate all'identità di genere, non vi serve, non ci capite niente, vi porta lontano. È uno statuto della mente. Nella fase di passaggio in cui tutti noi, secondo Freud poi, che non è il Vangelo vivo, è Sigmund Freud, secondo Freud si arriva, perché se voi lo fate passare e superiamo degli orpelli culturali e anche morali e anche religiosi, morali sì, rispetto a ciò, per me approdiamo a una forma di conoscenza sull'inconscio. Freud è questo che dovremmo fare, cioè devi rinunciare a degli orpelli, dei vincoli che ti vengono e ti fa approdare a una forma di conoscenza. Se ti fermi al fatto che lui usasse una terminologia del suo tempo, immagini del suo tempo, perdi la possibilità. Allora, andiamo avanti. Questa frase omosessuale, non la posso, non ci posso arrivare, la tocco e la rinnego, esattamente così poi pensa Freud, cioè la tocco e non è esistita, questa cosa non esiste. Ti puoi spiegare perché per certi uomini è un po' ingenuo il capo d'accusa per certe questioni, anche la mamma di Cogne, no? Dice ce l'ha o no la morte del bambino? Ce l'ha o no la morte della bambina Chiara, quest'altro, che adesso è sotto il processo, o quell'altra che c'è stata? Ti fa pace leggere queste cose? C'è una forclusione, c'è un rinnegamento totale, questa cosa non esiste. E io non solo non l'ho fatto, ma non esiste la questione, sono degli aspetti psichici che forse dovrebbero entrare anche, dovremmo dialogare di più col mondo delle indagini, naturalmente se può sapere chi è stato, ma se può sapere anche il momento non ci può arrivare se non passi attraverso questo, forse chi è stato magari sì, certo la confessione no, anche dopo 20 anni è difficile, a meno che non lavori su altri parametri, cioè approfondisci un'analisi, cioè riesce a non rimuovere, perché qui non è rimosso, qui è rinnegato, non esiste, la cosa non è accaduta. Rimosso vuol dire che io ce l'ho, lo sento e lo rimuovo, ma lo tengo, l'abbiamo visto anche prima, no? In un'area in cui dentro ce l'ho, mi può venire su in tanti modi. La questione che affronta adesso Freud con la paranoia è, mette in campo un altro meccanismo che è totale, la cosa non è esistita, non c'è. E come te posso mai ammettere che l'ho fatta? Sono onestissima, è un'area di buco, diciamo così. Io non dico che sia così in tutti questi, però questo aspetto di chi compie determinati gesti che hanno a che fare con questo, perché tu non funzioni in questo modo e io ti tolgo di mezzo, ma io
a livello dell'omosessuale che rinnega, non toglie di mezzo nessuno, quello non toglierebbe di mezzo proprio nessuno, vedete, questo è più grave, ma la questione è sempre l'omosessualità, cioè la questione è sempre la vicissitudine della fascinazione dell'identico. Che cosa ne faccio con questa fascinazione dell'identico? La devo rinnegare, io la devo rinnegare, mi chiamo paranoico, la devo rinnegare. Perché la devi rinnegare? È perché la mia è un'altra cosa rispetto a quella di Leonardo. È molto, una carica molto più forte, molto più, non ci posso, no, perché non ci posso? Questa è una lettura di Bardini. Non ci posso per quello che ho detto, perché è talmente più vicino all'identico, cioè io sono disposto ad ammazzarlo. Sono disposto a togliere di mezzo un figlio mio, che è una cosa, un figlio, non lo so, non te lo penso a manco, no, lo faccio perché tu stavi tra me e un mio progetto, che era l'identico, pensa quanto è forte, ma questa cosa mi distrugge, non la posso ammettere, perché il motivo è quello che dicevo, almeno secondo me, perché se l'ammetto è tutto finito, io ho raggiunto la morte, se la volete chiamare paradiso terrestre, io ho finito il mio percorso, ho raggiunto la fine. No, perché di cose non si può parlare perché c'è un processo aperto, ma se sarà chiarito che è com'è, poi ne parleremo, perché se è com'è, vabbè, magari poi ne parliamo, ma non si può così. Quello che domina il campo è il rifiuto dell'autoaccusa, cioè io sono omosessuale, che so come lo dovremmo sentire noi, è io sono assolutamente affascinato dall'identico me, se no non si spiega. Quando è rimosso, e quindi l'oggetto è me e io me lo pappo, l'oggetto è me e io lo fagocito. Quando è rimosso, in questo caso l'investimento libidico omosessuale, ritorna, vedete, lo fa un tentativo di rimozione, no? Dice Freud, la provo, come in tutti i neurotici che rimuovono, io lo provo, ma quando ritorno, che siccome è rimosso, ritorna, quando ritorna lo rinnego. Lo rinnego. E quindi rinnega rifiutando completamente l'autoaccusa, io sono omosessuale. Torno a dire, i termini usiamoli nel senso di Freud che ci aiuta, ci siamo, dobbiamo avere una maturità su questo. Lui usa questi termini, ma non vuol dire quel che noi attribuiamo al concetto. Del resto a Freud non gli fregava niente di quell'ambito. Quindi, tra l'altro, è una persona così alta da questo punto di vista, lui, ma anche il cognato di Italo Svevo, no? il fratello di Lidia Veneziani, la moglie di Italo Svevo, andò da Freud perché era omosessuale, lo mandarono, mi sembra la famiglia, lo mandarono, o andò in cura da Freud, e Freud lo mandò indietro con una cosa molto gentile, io non ho niente da fare con questo signore è un omosessuale, cioè che cazzo gli devo fare io, no? Cioè io faccio l'analisi come se devo fare l'analisi, è interessante, no? No, perché tanto si dice, no, Freud era elegantissimo, era, tra l'altro ci sono dei libri su Freud, l'amico delle donne, Freud ha avuto delle amicizie femminili con donne eccezionali della sua epoca, ma donne veramente che hanno attraversato le culture, gli stati, pensate Marie Bonaparte, Andreas Salomè, no? Queste donne, la donna no? Per cui Nietzsche impazzì per quello suo, però diciamo che impazzì per questa ragazza meravigliosa, colta come nessuno, che era un'amichissima di Freud, diventò anche un analista, donne che lo aiutarono nella fuga da Berlino quando sarebbe stato deportato, no? Vabbè, per dire, da questo punto di vista, e passioni fortissime per alcuni discepoli, amici,
no, pensate, le 25 ore di colloquio continuativo con Gustav Jung, con il giovane Gustav Jung, insomma, altre storie interessanti. Lui su questo era veramente un uomo moderno, veramente, veramente un uomo moderno, sì. Quando il rimosso ritorna, dicevo, in questo caso parliamo dell'investimento libidico omosessuale, il soggetto lo rifiuterà, rifiutando la credenza in quell'autoaccusa, proprio io sono omosessuale, la rigetta. La crede esterna, eccolo qua il meccanismo della paranoia, la crede esterna è un altro che mi accusa. Dice, beh, darci qualche esempio, beh, per esempio, Delitto e castigo di Dostoevskij, anche Svevo scrisse una cosetta del genere, ma nessuno la conosce, si chiamava l'assassino di Abel Poggio, c'è lo stesso Beccaria, lo conosci, piccoletto, ma era bello, bello sabido. E vabbè, lì quello si sente perseguitato, no? L'omicida, cioè sposta dal di fuori il senso di colpa che sente interno e diventa un meccanismo di paranoia, è l'esterno che mi attacca, perché dall'interno sarebbe stato devastante per lui, no? Ho compiuto una cosa gravissima. E invece di sentire che sono io stesso che mi perseguito, lo senti da di fuori. Lo dico, ecco, tanto per dire, l'esempio è questo, non torni in una cosa, la sposti nel fuori. Questi sono aspetti di paranoia, sono aspetti dell'omosessualità in termini freudiani, sì. Il nostro è uno stupendo vivere in un mondo di morti, una delle frasi classiche della retorica fascista, no? Meno male, cioè, siamo tutti morti e poi siete vivi, vabbè. Contento tu, però mi sembra un po' paranoico, no? Come pensiero, un po'. Insomma, quindi l'ambito è questo, quindi lo sposta all'esterno, c'è un altro che mi accusa. Il principio teorico sembra quindi dire che il ritorno del rimosso è diverso nella paranoia rispetto alla nevrosi, perché la prima, quando ritorna, respingerà, quindi la paranoia, il riconoscimento dell'omosessualità. La paranoia lo respinge. L'altra, nel momento in cui avviene, diciamo così, si dice io sono l'oggetto, no? Io sono la mamma e amo i ragazzi come fossi io, ci siamo? Qui lo rifiuta, perché? Perché là è più soft, sì, se lo dice sono la mamma, ma tanto non lo è, no? L'altro è molto più forte e lo deve rifiutare, se no muore. Vedete che questo è di vita o di morte, quello che combinano è da vita o morte, cioè se deve ammazzare un bambino che magari è pure mio figlio. L'omosessuale, un po' pesante, ma insomma, di fronte alla perdita della relazione con la madre, del periodo del bene maschile e femminile, quindi in cui c'è tutto, diventa la madre con il pene. Siamo all'identificazione fallica, sto parlando in termini freudiani, un po' pesanti come concetto, no? Perché parli di bene, penso che... Si tratta di un momento particolare dell'identificazione narcisistica, ove è come se il soggetto si dicesse: io sono la madre col pene e mi relaziono con esseri umani col pene. Quello che interessa di questa questione del pene o non pene sono sempre concetti di un uomo che si è culturalmente formato nella metà dell'Ottocento, a meno dal punto di vista mio, è che c'è un oggetto completo dall'altra parte, una madre col pene, c'è tutto, no? Allora, c'è una madre fallica, diciamo, una madre tutto, che sono concetti, sì, possono sembrare strani, però tu quando pensi alle parche, quando pensi alla mitologia, sopra l'Edipo, che in finale può sembrare un bravo ragazzo, sì, se vado con mamma, ma beh, ma quella sarà giocata all'incrocio, non è proprio una questione. La madre arcaica
È un concetto forte che abbiamo, la madre fallica che ci dà la vita o ci dà la morte. No? Tu sei, sei la vita e sei nulla, diceva Paese. Cioè, c'è un percetto di condizione di madre arcaica che ci dà la vita e ce la toglie, dell'umano, che è molto forte. Quindi i termini freudiani, forse sembrano bel vedere, che lo sono, però in questi concetti c'è un qualche cosa che, se tu poi ti vai a vedere nella nostra natura di poveri mortali, poi te la ritrovi. Io così ho notato Freud, così, per carità, mi sembra esagerato, però ho detto, però guarda un po', e le parche, quello non era la matematica, le parche, porca miseria, e perché sto parche e non so parchi? E perché abbiamo questa idea? Che è perché è la madre che ti dà e ti toglie. Allora è più su del padre tipico. Quello che dico, ti fa la scazzottata all'incrocio col padre tipico, sembra John Wayne che se mena, ma al rispetto alla madre che quella fa, sacca, e tu hai finito. Porca miseria. Allora, rimaniamo su questo livello, che vuol dire, sì, è un po' esagerato, però nel fondo qualcosa c'è. Si tratta di un momento particolare dell'identificazione narcisistica, ove è come se il soggetto si dicesse: io sono la madre col pene e mi relaziono con esseri umani col pene. C'è un primo riconoscimento poi dell'assenza del pene, il pene non c'è, come a dire: oddio, non c'è. Alberto Sordi, no? Oddio, non c'è. Poi si regredisce e si dice: io sono la madre fallica. Ecco come Freud si spiega proprio il processo della omosessualità. Io divento la madre fallica, e certi modelli di uomini, per esempio, perché nella nostra cultura sono quelli che hanno, magari sono fatti conoscere di più, sono madri falliche, non sono solo madri e basta, i vari Oscar Wilde, i vari Lucio Dalla, se ci pensate, sono molto materni, ma sono molto fallici pure. Ecco, io divento quella cosa là. Questo è l'omosessuale per Freud. Nel paranoico questo riconoscimento non può assolutamente essere formulato. Schreber aveva paura, infatti, e questo lo dice lui, per questo ho parlato del diario, questo lo scrive questo signore Schreber, aveva paura di essere diventato donna e subiva Dio che voleva godere di lui come donna. Relazione omosessuale paranoica. Vedete? Allora però quando c'è queste forme di patologia ti dici: beh, però forse questa fantasmatica che Freud ci presenta un senso ce l'ha. È legittimo immaginare che Schreber abbia rifiutato l'esperienza dell'inesistenza del pene, prendete sempre un po' anche i termini metaforici, abbia rifiutato l'esperienza dell'inesistenza del pene nella donna. A noi quello che ci interessa è l'orrore del non identico, e no, il pene, cioè siamo su questo. Nel caso della paranoia, nel momento in cui si scopre l'inesistenza del pene della donna, il soggetto rinnega e la cosa gli ritorna come delirio. Voi mi direte, vi è chiaro? Lo rinnega e gli viene da di fuori. No? Lui che veniva perseguitato subiva Dio che voleva godere di lui come una donna, fosse una donna. Nel caso dell'omosessualità, il soggetto perde la madre, fenomenicamente per separazione, Leonardo torna dal padre. Se è vero che il bambino è immerso, ecco, questo forse è più comprensibile, in un funzionamento psichico che non è realistico ma dominato da fantasmi originali o significanti fantasmatici, si può dire che quella che per l'osservatore è una separazione dalla madre, per il bambino sia un taglio, quindi una sorta di castrazione primaria. Ecco dove poi inseriamo i falli, i peli, le castrazioni. E io l'ho messa su un piano fenomenologico, quello ha perso la madre, ma forse in termini psichici gli è stato tolto un pezzo di sé, è stato amputato. La madre, sì,
la madre è anche un oggetto prezioso, eccitantissimo del piccolo, un oggetto di masturbazione di se stesso. La madre ti viene staccato un organo eccitantissimo, siamo là. Per il bambino si ha un taglio, quindi una sorta di castrazione primaria. La separazione si avvicina al fantasma originario della castrazione sotto l'egida dell'esperienza separativa, che viene percepita come: la madre non ha il pene, io non ho il pene e quindi sono femmina. Poi la rinnega e dice: io sono la madre fallica. L'individuo paranoico delirante respinge totalmente l'esperienza. Nel momento in cui qualcosa accade, per entrare nell'esperienza psichica, essa deve significare. Questa primitiva significatività viene compiuta e riconosciuta, ma immediatamente rimossa. Oh, nella paranoia invece, non so se mi sono spiegato, no? Oddio, non ce l'ho più, no? Poi è così, no? Io sono castrato, poi si dice no, prima c'era, poi no, non è vero, non c'è, e poi dice non è possibile che non c'è, non ce la faccio, io divento la madre fallica. C'è, non c'è perché mamma se n'è andata e quindi non c'ho più una posizione fallica nei confronti di una madre. È molto sfilito un bambino che perde la madre, non è più fallico come era prima tronfio, e quindi no, c'è, io sono fallico, io sono il ciccio d'oro di mamma, sono fallico, la madre non c'è, muore, finisce sotto la macchina. Tra l'altro fu la storia, era più grande, ma fu la storia di Laura, Anna Laura Braghetti, Lalla, carceriera di Aldo Moro, il collo spezzato sulle strisce, tra l'altro mentre la prendeva da scuola. No, lì hai un io sono, pure lì vorresti leggere da questo punto di vista, quel narcisismo forte con cui devi aiutare tutti. Vabbè, c'è una vicenda personale di tanta gente che aiuta anche a capire questi meccanismi. E tu ti dici poi, oddio sono castrata, vediamo la femminile, perché stavo dicendo, qui parliamo sempre di maschi, e questo per un motivo, per due motivi. Il primo è che Freud era maschio, io sono maschio, nonostante quello che ho detto, che pure è vero, sono eterosessuale e sono maschio, ed è, sono questioni talmente intime che è difficile produrle nell'altro sesso, ma questo non solo secondo me, anche per tante psicanaliste femministe, che femministe, già femministe negli anni 70, che hanno molto scritto sul sessuale femminile, cose molto belle, anche loro dicono che è difficile. Cioè che Freud non ha colpa perché ha parlato del maschile, perché lui non era una donna, e purtroppo una donna Freud non ci fu. Un altro aspetto è che all'epoca le donne non lasciavano tracce, purtroppo. Un po' cominciavano alcuni esempi mirabili in Inghilterra, nella narrativa, ma sostanzialmente non lasciavano tracce. E quindi tutto quello che ci rimane per studiare sui fenomeni del maschile. E volevo però dire, facciamo un lavoro di rilante, no? Usiamo, ecco, il femminile in questa vicenda, prendendo a prestito in questo senso povera Laura Braghetti, che poi appunto lavorano nell'aiuto tutti questi, anche lei, io in questo modo l'ho conosciuto lei pure tanti altri, ed è anche questo un fenomeno da capire, no? Dunque lei nella sua biografia, perché poi tutti nel bene e nel male, c'è stato 10 anni fa, scrivono le biografie di tutti costoro, allora lei ha scritto in una biografia questa vicenda, no? La madre, facciamo come Freud con Schreber, noi con la Braghetti, tu se scrivi libri sei un individuo pubblico, no? E uno ci può riflettere. Allora ti succede una cosa, no? Tu sei un'età, non è così piccola, però facciamola lo stesso, sei troppo perché c'è questa mamma, eccetera, tu cammini, poi senti un rumore strano, ti giri e vedi mamma in una posizione dice strana, no? Con la testa in una posizione completamente diversa da come sarebbe potuta essere, ed era morta sulle strisce della lei che usciva da scuola. Quindi io ce l'ho la fallicità, non chiamiamolo pene, sono tronfia.
Io sono tronfia, io sono completamente svuotata, svilita, annichilita, violata, battuta. Altri temi, Freud non ce l'aveva e diceva sei castrata, sei senza... è virata, sei... e vabbè. Però ci rende il concetto. Come ti puoi sentire? Che cosa ha fatto questa donna dopo? Non è stata la madre famica? No? Aldo Moro? Il giudice Bachelet sulle scale di giurisprudenza? Sì, lei era in crisi, lo scrive, però era pure in crisi, però 4-5 confettini mentre lui deve per lei alle spalle non piccati, l'oro hai contribuito. Interessante, no? Noi lo cambiamo questo mondo, con le buone o con le cattive, e com'è che diventi così? E io sono il tuo destino, e chi è che diventa il tuo destino? La madre fabbrica. Questi sono tutti un po' paranoici, sì. Lo stato cattivo che ce l'ha con noi, noi lo sovvertiremo, sì, sono paranoici, sì, sono paranoici, hanno fatto un gran casino, no? Ma in effetti un po' è vero, perché no, ve lo dico, sì, è così lo stato, vedi, però ero pure io ragazzo all'epoca, non è che ti stava bene, però ce ne poteva pure stare. Ti facevi il motorino, ti facevi una ragazza, ti facevi un ragazzo, cercavi di lavorare, cercavi di studiare, andai avanti. Cioè, perché invece tu ti sei sentito che dovevi, perché sono stati castrati, ci sono le biografie degli altri che lo raccontano, tutta la colonna romana più o meno abitava a Borgo, e Borgo, come sapete, la spina del Borgo è stata abbattuta per fare la via della conciliazione che unì lo Stato al Vaticano, e Sicoretti sono stati mandati via, ma questi erano artigiani e lavoravano sotto casa, quindi si sono trovati, e siccome rompevano i coglioni, come si sa che Borgo rompeva i coglioni, li hanno messi sbattuti fuori Roma con un'auto la mattina e un'auto la sera, cioè sapete queste cose, perché poi certi fenomeni, allora tu mi devi dire che io faccio l'artigiano, sono romano di Roma, eppure abbastanza decore, e abito a Borgo che è un onore, e faccio l'artigiano, tu mi vieni, mi porti fuori, mi metti in auto la mattina e la sera, non posso lavorare, non ho niente, sto in una di queste che non a caso in tutta Italia si chiamano borgate, dalla spina degli abitanti di Borgo che ci andarono, e in questo caso furono quelli di Centocelle, che era una delle zone delle borgate che furono create, dove arrivavi, cioè praticamente questi hanno perso il lavoro, hanno perso la casa, gli hanno messo dei tuburi dove potevano, perché dopo qualche mese si cominciava da sotto, non ci avevano, sapete come fate fregate, non c'avevano manco le interessano queste cose, le. No, sì, non c'era le pugnali, il vespaio sotto, praticamente questo gli entrava l'acqua dal pavimento, cioè tu buio, questo che tu vedi con questi poveri estremità, così, vabbè, sì, c'era un bagno solo in alcune di queste, come mi ricordi di libri, piano piano, messo dei, c'era un bagno in una tazza per un insieme di case, era una cosa, era i genitori avviliti, sviliti, mortificati, perché a noi il termine castrazione non ci piace, però così ci stavano, i figli se cominciavano, arriva uno che si chiama, i figli hanno tentato a dire le cose, perché queste storie ci stanno sui libri, a Democrazia Cristiana le hanno mandati fuori, allora hanno lavorato con i liberali, hanno lavorato con i comunisti, hanno mandati fuori, hanno lavorato la lotta continua, si è chiusa col convegno del 76 a Rimini, perché c'erano infiltrazioni terroristiche, e quindi manco però lì l'hanno ascoltato, sono andati, tornati a casa a Centocelle, è arrivato uno con la 127, giacca e cravatta, si chiamava Renato Curcio, e gli ha detto ragazzi siete incazzati, e mo aiuto, non ci pensiamo noi, allora sono diventati la madre fallica pure questi, e perché dite questi terroristi di oggi? È chiaro che se il mondo diventa sempre più ricco dalla parte e sempre più povero dall'altra, la parte più povera si incazza. E a un certo punto, svilito, mortificato, la seconda generazione di questi migranti che arrivano, se noi non li aiutiamo, l'hanno studiato in America, dopo la migrazione dell'inizio del Novecento, diventano terroristi, in 30 anni hanno messo in ginocchio l'America, no? Chicago, New York, erano città invivibili, ed erano gli immigranti, la seconda generazione di immigranti, ma li stanno studiando
perché si vogliono parare, noi niente, noi non facciamo niente per questa gente. E tra 30 anni, perché? Perché tu sei su un barcone, svilito, traumatizzato, tutte queste cose qua, a un certo punto ti viene, ti può venire un meccanismo paranoico, voi non gli state dando, già lo vedi quando arrivano, fanno le manifestazioni, io sono pure contento. Però lì dici, beh, sei un po' pretenzioso, tu, siamo lì, cioè, noi non abbiamo fatto niente del buono. Da tutti quanti almeno raccogliamo, cioè, potresti dire che no. Ti arrabbi, giustamente, che vuol dire? Però vedete il meccanismo che parte. E noi dovremmo aiutare, se ci ascoltassero dicendo queste cose, il meccanismo funziona così, Freud l'aveva detto, può cominciare a partire un'inclinazione alla paranoia, che anche su stampo sociale si può allargare, non solo dell'individuo, se no non ti spieghi certi fenomeni di massa completamente sotto l'egida della paranoia. Anche la nostra verso di loro, perché noi siamo mortificati, sfiliti da questo terrorismo, no? E abbiamo un'idea paranoica di loro. Pensate che pensavano che le Brigate Rosse fossero armate, preparate dai russi, si è pensato tutto, sapete, all'omicidio della scorta d'Aldo Moro. Quante anni erano rimaste attive fino alla fine? Una, se non c'è fate tutte. Non erano l'altro era ancora Gromboli, d'accordo, ma non era vero niente. E che c'era un delirio paranoico anche noi, perché anche noi ci sentiamo sviliti, mortificati, e quando li beccavamo gli volevamo fare un culo così. C'era l'idea di un nemico terribile che devo distruggere assolutamente, con leggi spietate, tutto, ricordi? Paolo, pure tu potevi girare. Se niente niente c'è botte, fermavano, capivano tutto. La 128 non ci potevi sì, c'era, ah sì, la 128. C'erano, andavi in galera con una battuta, non uscivi più, ti spogliavano per strada, c'erano paura, c'era. Ma tu, chiunque di noi era un nemico, era sospettato, ma sei giovane, era difficile. Difficile, vedete, il meccanismo, no? È così, così forse ci aiuta pure, no? Non è così lontano dalla realtà, Freud lo diceva con i termini che aveva. Nel paranoico questo riconoscimento non può assolutamente essere formulato, quindi non può esserci il meccanismo dell'omosessualità. Prima sì, poi non no, poi non ce l'ho, Dio non ce l'ho, io sono la madre famiglia, ci siamo? In questo caso della paranoia non è così, diventa molto più forte, cioè io non posso negarlo e poi mi ritorna, perché non c'è un termine, in francese è la conclusione, che è proprio l'idea del mette fuori, lo metti fuori, noi diciamo rinneghi, ma non è che lo non c'è, non è vero, non so la madre, non esiste proprio la cosa. Lo schema di base di tutte le strutture psicotiche orientate nel senso della paranoia è in questo, vi ricordate pulsioni e loro destini? Qui vi dovete ricordare pulsioni e loro destini e vi dovete ricordare anche l'interpretazione dei sogni, perché lui parla dei meccanismi che sono dentro lo psichico e dice l'inversione affettiva, sono i due meccanismi, l'inversione affettiva e il movimento di riflessione io-oggetto, poi si chiarisce andando a dopo, però tanto ricordatevi, l'inversione dell'affetto, per esempio amore e odio, sarà questo, e la riflessione io-oggetto, non io ma lei, non io ma lui. Nella seconda metà dello Schreber emerge che abbiamo quattro formulazioni grammaticali del delirio. Paranoia classica, delirio di gelosia, delirio erotomanico, delirio megalomanico. Freud dice che nella paranoia pura l'inversione grammaticale riguarda il verbo. Allora, sappiamo che l'inconscio a un certo livello c'è un pensiero verbale? Sì, lo sappiamo dal lavoro che abbiamo fatto sul sogno, sulle interpretazioni dei sogni e su come funziona lo psichico. Pensiero, abbiamo rappresentazioni
inconsce di cosa, andando ancora più su, diventano rappresentazioni inconsce di parola, di sogni, diciamo. Quindi esiste un linguaggio, no, la carne è morto di freddo, esiste un linguaggio nell'inconscio, sì, esiste un linguaggio. In questo linguaggio abbiamo, nella paranoia pura, l'asserzione io lo amo. Da questa asserzione si hanno le seguenti trasformazioni contemporanee. Inversione affettiva, io lo odio. Infatti la paranoia contraddice il verbo, ve l'avevo detto, no? Io lo amo, si inverte in io lo odio. La riflessione, cioè io oggetto, lui mi odia, non sono io, è lui che mi odia. Il processo secondario subordinato al primario determina la razionalizzazione. Questo è quello che c'è nell'interpretazione dei sogni. A un certo punto entra il processo secondario, dove tu snevi dal mondo più inconscio, entra la razionalizzazione e ti devi da spiegare perché ti odia. E allora il processo secondario subordinato al primario realizza la razionalizzazione. Io lo odio perché lui mi perseguita. Delirio paranoico. Ma all'inizio c'era io lo amo. Ora a voi vi sembrerà strano, ma andate a vedere certe caratteristiche di alcuni paranoici, cioè queste cose che a me sembravano deliranti, poi però mi ci sono messo a studiare i personaggi. E tu ti accorgi, magari alcuni li conosci pure, ma magari alcuni, cioè non c'è niente da un'esperienza a mangiare, in senso come la intendiamo, però pensate a certe perversioni di certi personaggi della storia, anche perversioni sessuali, e di certi personaggi della politica, anche nostrana, che fanno riflettere su come poi siano paranoici, cioè che addebitano tutto agli altri che li stanno perseguitando. Poi scopri una vita sessuale perversa, dici cazzo c'entrano, ah perché sei arrogante, dico sì, vabbè però un altro arrogante viene per niente, ugualmente arrogante, perché sì? Il fronte ti torna dentro, secondo me, come un tarlo che ti lavora, è un pensiero che ti lavora e ti fa capire cosa, almeno a me ha funzionato così. Possiamo cambiare soggetti? Torniamo indietro della storia? Adolf Hitler, tutta questa questione con gli ebrei, dai quali del resto in parte discendeva, quei brutti e neri che lo era, mezzi falliti, faceva l'imbianchina a Vienna, si campava così, gli psichiatrici, uno che si è preso la croce di ferro perché usciva dalla trincea, dal petto avanti così, senza pensare a niente, che la morte eccetera, era un soldato semplice, ha preso la croce di ferro, con il ferro è il più alto riconoscimento del più forte impero militare mai esistito, che era quello germanico, non è, era incosciente, insomma. I primi fondi furono fatti negli ospedali psichiatrici, sapete? I psichiatri del nazismo furono i primi eliminatori, degli psichiatrici. Dici, strana questa cosa. Che c'entra? E poi, se ti leggi i libri sulla storico, documentali, su Hitler e la sua vita sessuale, dici cazzo com'è? E allora dici ma forse Freud c'ha tutti i torti a tirar fuori questi aspetti interessanti, insomma, paranoico, però poi c'ha degli aspetti che puoi far risalire a forme non omosessualità, appunto, nel senso del vivere con un partner dello stesso sesso, questo qua non è proprio, non è al di fuori da ogni discussione, è la fascinazione dell'identico, il piccolo bambino con la mamma. Ci sono tracce documentali su questo,
la fascinazione del bambino con la mamma, il gioco infantile dell'uomo maturo che facevamo tutti con l'infermierina età 11-12 anni, prime scoperte della testualità, insomma, no? Se giocava, noi la generazione mia giocava alla infermieri, dottori, l'estate era una marea di ragazzi tutti malati, se no noi lo facevamo, se facevamo queste malattie tutti insieme e si curavamo. E cercare di capire. Allora, interessante però che quando lo rifai in età che si avvicina quasi alla fine, e ti dici, però non è l'omosessualità appunto della coppia, dello stesso sesso, che sono assolutamente affari loro, è però una sessualità totalmente inevoluta, legata alla fascinazione dell'identico e a tracce come di un rapporto non risolto io mamma. Poi divento un paranoico. Che miseria, guarda sto vado a mettere il naso in una questione più grossa di lui, eppure vedete come a me affascia, che poi lì per lì mi sembrava possibile. Però poi ci ho abbinato, sì, io queste cose me le studio, come hanno gli ispettori che mettono le foto della gente e cercano di così e cercano di fare chiarezza, ci ho messo le facce. Poi me le leggo i libri, mi piace la storia, mi piace la storia delle persone, mi leggo queste cose, dico, vedi un po'. Vedi un po' questi, come vedi un po' però che c'ha ragione, che dentro una persona così puoi trovare queste tracce. La gelosia, saprà, io lo amo. Al maschile l'ho spiegato pure perché era proprio. Allora, slittamento io lei, la trasformazione, no? Lei lo ama. Inversione affettiva, d'amore a odio. Io lo odio perché lei lo ama. Quindi il delirio di gelosia contraddice il verbo, lo amo, diventa lo odio. Processo secondario, razionalizzazione, cioè lo devo odiare poiché non lo posso amare e giustifico il mio odio col fatto che lei lo ami. Oh, la gelosia parti, il delirio di gelosia è un delirio classico con cui tu puoi perdere, è un delirio paranoico, c'è gente che soffre di questa problematica in maniera fortissima. Allora, non so se cogliete il delirante paranoico, vedete il maschio che pensa che la sua lei lo tradisca di continuo, è uno di quelli che lo può capire solo gli uomini. Conoscete qualcuno di questi? No, magari io parlo di delirio, però che hanno una gelosia eccessiva. Io parlo del maschile che qua li descrive, no? Forse che pure come uomo ne conosco di più. Sono ossessionati, cioè hanno un rapporto molto forte con gli altri uomini, perché solo da noi ci possiamo capire di queste fedigre, queste stronze. Ci ho capito, però se va un po' più là, nei vari. Che stai meglio a chiacchierare tra noi. No, io l'amo tanto, ma lei ama sempre gli altri. Freud diceva, no, tu ami l'altro di lei e non te lo puoi ammettere. Tu ami l'altro di lei e tu fantastici che lei ha una relazione con lui per cui lo puoi odiare, così viene rinnegato, la realtà è completamente rinnegata. Quello era romanico, lo dico così, abbiamo tutti quanti avuto amici o amiche anche, non lo so, amiche io non ho per cultura, però amici playboy, diciamo grandi, anzi dice sciupa femmine, grandi sciupa femmine, beh, che ci hanno tratti omosessuali, io mi sono convinto prima che era ancora giovane perché erano strane queste cose. Perché c'era sempre un sodalizio tra maschi possessori delle donne, no? In questo clima c'era l'altro leggiamo, tanto per dirvi un altro, il prossimo era il delirio romano, sarebbe questo, noi che in love è Don Giovanni. Don Giovanni è quello che deve assolutamente, ma è una questione, io mi ricordo amici, devo assolutamente farmi tutto, lasciane qualcuna,
ma non stai bene con la donna? No, all'inizio c'erano figli, poi sembrano poracci, però poi sta a vedere, c'avevano, come dire, è solo tra uomini che ci capiamo, tra uomini che ci raccontiamo queste cose, facciamo le associazioni degli uomini che si, non so, le donne. Sì, capisco, però vabbè, un giochetto un po', però poi tu ci stai dentro questa cosa in maniera un po'. Mi spiego che tutto un certo macismo va bene, no? Perché deve avere anche il possesso della donna e l'uso della stessa, no? Io con i muscoli, io mi vado a essere del possiedo, lì ci sta un'omosessualità molto forte su questo, no? Ecco, ma vedete, questo salva proprio completamente ed è bello, perché tutto il discorso è che proprio con chi condividiamo la vita e la sessualità non è assolutamente una discussione in Freud e in nessun modo deve riguardare, è uno statuto della mente, anzi la maggior parte delle questioni di omosessualità sono completamente rinnegate, tanto che chi avesse una vita omosessuale vissuta è una persona normale rispetto a cose che vediamo. Freud per me è meraviglioso e ti fa pace col mondo. Qui si parla di statuti della mente e quando rinneghi queste cose la vita ti va proprio in discesa, ti va proprio male, scivoli via, perdi la ragione, però lo devo negare. Perché? Perché il livello, secondo me, di omosessualità di questi soggetti non è il livello di omosessualità di una coppia omosessuale, cioè è talmente alto, vedete, io metto anche la coppia, da, questo è il titolo, non è proprio... Però metto anche la coppia omosessuale a un livello vicino al nostro, un po' più di là, noi un po' più di qua, io anche un po' più spostato, ma siamo tutti in un ambito. L'ambito pericoloso è quando vai talmente oltre che tu stesso sai che ci muori di questa cosa bella che tutti vogliamo perché ci dà tutta la carica, ma se vai oltre ci muori, ecco, così non riesco a spiegarlo meglio. Lì bisogna aiutare, perché quelle persone per rinnegare ciò si rovinano la vita. Con queste forme di delirio non ci puoi campare.